Che cosa vuol dire addomesticare? È una cosa da troppo tempo dimenticata. Vuol dire creare dei legami. Ha debuttato al Teatro Sistina di Roma Il Piccolo Principe. A 80 anni dalla pubblicazione dell'amato libro di Antoine de Saint-Exupéry, arriva lo spettacolo in scena a Roma fino al 12 febbraio, poi a Bologna, Torino, Firenze e Milano, prima di approdare in Francia il prossimo autunno, e ad Amsterdam, Berlino, Dublino, Lisbona e Madrid nel 2024. Un racconto senza tempo che ancora oggi incanta e fa sognare grandi e piccoli. È il libro più tradotto dopo la Bibbia. Ha venduto più di 200 milioni di copie in tutto il mondo. Ha ispirato film, fumetti e ora vuole incantare con uno show che mescola prosa, musical, performance artistiche e installazioni, riproponendo tutti i personaggi e i punti chiave del libro, ma affidando il racconto all'immaginazione per arrivare al cuore del pubblico. Uno spettacolo che ha attirato fin da subito grande attenzione. Per il casting tra Roma e Milano sono arrivate oltre 1.650 richieste, 380 di bambini.